si fa, si dà un inizio, si dà una fine. Tu hai 4 anni di tempo, puoi comunque gestire l'eventuale se un anno la te va proprio male. Sì, tu dici allora invece adesso come adesso cos'era? Ragazzi, facciamo la festa, bene, ok, non si va da nessuna parte così, cioè se si è rischiato, nel senso perché se tu hai una tua struttura, sai che hai una durata, puoi anche rivolgerti ai istituti di credito, certo, che ti finanziano eventualmente, perché se il comitato poi va a buon fine, ok, io lo spero sempre per il bene del paese, uno per l'immagine, ma soprattutto perché se salta fuori qualcosa, magari se può dare inizio anche a quelle famose costruzioni che tanto abbiamo aspettato, di cucine nuove da poter operare in tutta tranquillità dal punto di vista sanitario, eccetera. Dopo, se tutto il paese collabora e si va avanti, allora la festa resta meglio. Se no, come succede molto spesso, ti mette sempre il bastone in mezzo alle ruote, non si sa per quale motivo, allora le cose. Ma perché per Paolo il cittadino regala il corpo là solo se viene a pagare i debiti? Non è così il posto che no, non penso di aver già questa cosa. Allora, fermo un po', tu lo credi qua e capisci quello che viene detto, voglio dire che anche a te deve dare ragione sul fatto. E qua si io ti do ragione sul fatto che questo lo ti do anche quello che dici te, che in 4 anni, 4 anni di tempo, ok, tu risparmi 3-4 anni e se non devi, insomma, metti nello stesso, no, devi mettere l'ipotesi come la metti te, che funziona tutto bene, fa tutto bene, se già danno dei soldi, devi mettere anche l'ipotesi che se per 3 anni, 4 va male, a pagare la gente. Quando ti fai le robe si impara, giusto? Perché nessuno ha si imparato. Allora, quando si fa le cose si acquisisce esperienza. Quando si acquisisce esperienza, si cerca di evitare gli errori. Già dal 2009, 2010, 2011 tanti errori si sono evitati man mano, perché si è visto cos'era meglio fare. Infatti quest'anno la testa ha dato non un grandissimo, ma ha dato un utile anche in base agli investimenti fatti comunque negli anni scorsi, le amministrazioni scorse che avevano appoggiato questo evento, ringraziandoli. Allora, se quest'anno siamo andati, dico, siamo, uguale magistrati, siamo andati in utile e già si parte comunque da un utile, perché questo comitato partirà da un utile, perché l'utile che è stato fatto probabilmente verrà fatto in questo comitato. Allora capisci benissimo che se si impara le lezioni del passato e si sviluppa in positivo. Dopo, che sempre, logicamente, non impresa è del rischio di impresa, nessuno ti assicura dal rischio di impresa. Però abbiamo questa durata che ci dà un pochino le spalle a cui può perdere. Dopo, logicamente, è gente consapevole. Nessuno lo sta mettendo in dubbio, dico che però personalmente non lo condividiamo. Certo. Allora, se posso, sì, sì, una cosa, giustamente è stato ripensato l'articolo 14, ma l'articolo 15 che parla di un eventuale scioglimento finisce con un discorso anche che riguarda gli eventuali utili che rimarranno e quindi che andranno consegnate alle stazioni comunali che utilizzerà per sostegno delle attività di promozione sociale e economica e culturale del paese. Allora, quando vi ho richiamato prima il discorso relativo delle cose che si devono fare con estrema attenzione, così giustamente ci possono essere situazioni prevedibili, ci possono essere, ma io credo, visto anche il momento particolare che del nostro paese, della situazione economica, dobbiamo con estrema attenzione valutare i vari passaggi e i vari investimenti che vengono fatti per creare soprattutto queste cose, in maniera di evitare al 99% la possibilità che ci siano perdite. Come ha detto il capogruppo prima Legnago, sicuramente questo comitato parte con una base anche in attivo, perché sicuramente l'anno scorso
che la parte di questo vada come, come diciamo inizio di questo comitato. Se vuoi fare un intervento anch'io, perché ho l'impressione a volte che non si colga l'importanza di alcune manifestazioni, cioè il senso del dibattito questa sera, io lo intendo anche in senso positivo, perché mi sembra che ci sia questo attaccamento, questa manifestazione che di fatto connota il nostro paese per certi versi, è importante, ci dà un minimo di visibilità, che tutto sommato da alcuni anni è in progresso, perché già la prima edizione della prima costituzione del gruppo di Stato di eventi aveva dato un'impressione di tendenza, anche se in realtà poi il risultato economico non era stato importante, ci sono state anche delle difficoltà, però aveva indicato una formula, credo, che aveva anche un suo significato economico da questo punto di vista, il coinvolgimento delle associazioni, il coinvolgimento delle attività produttive, delle attività commerciali, e non è un caso che nella seconda edizione fatta con questa formula impostata ci sia poi arrivati dal punto di vista di tutti anche un risultato utile ed economico. Quando poi si parla delle diversità dei ruoli, ci sono mille discussioni che si possono fare su come gestire queste feste. L'Ufficio della Scala ha fatto in altri tempi un ente fiera, compreso il rispetto di queste cose, oggi non si potrebbe fare termini di legge di questo genere. Noi abbiamo anche valutato, ad esempio, di delegare completamente alla Provoco una gestione di queste soluzioni. La Provoco ha fatto giustamente notare che non è possibile in termini di legge, perché le Provoco non possono superare un giro d'affari annuo, singolo corpo di un certo tipo, e che si avvicinava molto al fatturato della festa delle nozze, quindi se vai ad aggiungere poi ulteriori stanziamenti per altre feste, la Provoco non era più in grado di adempiere i profili sociali che sono stabiliti per proprie iniziative. Quello che faccio fatica poi a capire, poi possiamo discutere su tutto se volete, nel senso che no. Io credo che proprio il fatto che questo sia un comitato in cui le forze cosiddette politiche non dobbiamo sistemare nessuno, cioè, nel momento in cui la composizione di questo comitato è ampiamente minoritaria, la presenza comunale è ampiamente minoritaria, ma avere proprio l'intervento di due istituzioni che io credo sia fondamentale, l'ho detto più volte e lo ridico, da una parte gli imprenditori e dall'altra cerchiamo di vederla anche in un altro ottica, non sempre di dire se perderà, se farà, cosa fa, che metti scherzi. Vediamola anche in un'altra ottica, se possibile. Non può questo essere un segno di un certo tipo di economia che in un momento di crisi può consolidare delle attività in difficoltà? Crediamo che in un momento di difficoltà, noi abbiamo due questioni fondamentali per il nostro paese: una struttura economica forte data da alcune aziende di eccellenza, noi ma anche il comparto di casa, non solo noi, anche in parte sorgana, su cui si basa un certo tipo di sviluppo, e una forte presenza legata poi all'agricoltura, alla commercializzazione dell'agricoltura, che è un secondo elemento. Io credo, noi abbiamo già detto altre volte, crediamo fortemente sullo sviluppo anche di un ruolo di un paese all'interno di una zona, e quindi di fare di Nogara un centro per la nostra zona in tutti i sensi. La festa delle nozze non è un elemento secondario neanche all'interno di questo processo, come non potranno essere probabilmente degli studi anche di carattere agrituristico, come lo potranno essere anche delle strutture semifisse per fare le manifestazioni, e in questo senso poi noi andavamo anche ad ampliare leggermente il compito dello statuto, perché andiamo a ipotizzare strutture non certo come quelle di qualche paese vicino che magari sono più difficili da gestire, ma strutture semifisse che possono andare poi a un'attività continua di sviluppo di un certo tipo di comparto, in questo caso l'agroalimentare legato anche al turismo, che secondo me sono un elemento fondamentale per il paese. Allora, vediamo in questi termini, cerchiamo anche di capire poi che ci sono sensibilità all'interno delle forze imprenditoriali, quindi che così alla Provoco, ma anche alle sue imprese,
che giustamente in una fase di passaggio chiedono anche all'ente pubblico coperture. Nel senso che storicamente, io non capisco poi anche certe questioni, il Comune ha sempre pianato eventuali perdite all'interno di alcune manifestazioni. Io personalmente non sono d'accordo, lo dico anche con molta tranquillità, cioè nel senso che io credo che anche queste manifestazioni debbano andare con le loro carte. È l'impostazione che abbiamo dato l'anno scorso a questa Venose. Io credo anche con buoni risultati, devo anche dire che alcuni dei partecipanti che parteciperanno a questa cosa hanno avuto poi la possibilità, come accennava prima il consigliere Fragnaco, di avere poi delle soddisfazioni interne e di andare a coprire anche le difficoltà di gestioni passate all'interno di un discorso più complesso. Le manifestazioni estive fatte da Sintese e cose di questo genere sono servite anche a sistemare complessivamente poi alcune difficoltà. Allora, da questo punto di vista, noi abbiamo fatto già alcune riunioni all'interno nostro per queste cose e ci ponevamo il problema di un momento economico difficile. Le feste popolari che ci sono oggi in giro hanno dei cali di incasso, non tanto di partecipazione, ma di incasso, quindi un segno della crisi, che vanno dal 20 al 25% di incasso. Quindi è ipotizzabile che anche questa manifestazione avrà un calo. Non sappiamo come stia andando adesso la grossa manifestazione di Isola della Scala, ma dai primi segnali sembra che ci sia anche lì un leggerissimo arretramento, minore di queste cifre, ma un leggerissimo arretramento in caso di incasso di incassi anche lì ci sia. Quindi è presumibile che la festa delle Nose avrà le stesse difficoltà. Allora vuol dire che noi ci poniamo il problema non di perderci, ma di impostare la festa delle Nose con questi cali di difficoltà. E per questo ancora di più noi chiediamo la compartecipazione e la partecipazione sia della Proloco che di Assimprese, ma la chiederemo anche delle altre forze del Paese, proprio perché diamo a questa festa un ruolo importante. Ci sono dei limiti su questo statuto, discutiamo un attimo, non ho problemi, fermiamoci anche 5 minuti se volete, vediamo se ci sono delle questioni. A me dispiacerebbe molto che questo Consiglio non partecipasse nella sua globalità anche alla costruzione di questo nuovo percorso, quindi è un appello che vi faccio da questo punto di vista. È chiaro che se non sarà così ne prenderemo atto, è una polemomia per via delle armate. Quindi andremo avanti lo stesso, per carità, non fate una situazione, faremo un po'. Però in questo caso mi dispiacerebbe di più, perché io considero questa festa importante per il Paese. Non tanto, ripeto, per il giro d'affari o per cose, perché è un segnale di come fondare un certo tipo di economia. Quindi da questo punto di vista, se volete, possiamo anche sospendere 5 minuti la seduta, ne discutiamo assieme, se ci sono problemi, vediamo su queste cose. Tenete conto che noi siamo fortemente intenzionati al fatto che la festa sia comunque attiva, tanto che la seconda molto intenzionata. E andremo a valutare tutte le azioni che vengono fatte, tra l'altro io ho piena fiducia nell'assessore Polo, che lo conosco per essere una persona estremamente attenta ai schemi di anni soprattutto. Quindi da questo punto di vista io ho ampiamente fiducia, credo che si assumerà il conto poi di gestire il comitato in maniera corretta, quindi però io sono anche disposto in questo momento a sospendere le nomine se volete, di lasciare anche un attimo di riflessione anche a tutti i gruppi consigliari. Io vorrei approvare lo statuto, no? Cioè, da questo punto di vista, nel senso di andare ad approvare lo statuto, se ci sono varie modifiche da fare le valuteremo assieme, possiamo anche prendere 5 minuti e possiamo anche prenderci, intanto dobbiamo ritornare in consiglio tra un po', quindi entro il mese ci siamo per il bilancio, quindi abbiamo più tempo di fare le nomine con il minimo di camera. Noi abbiamo già una serie di indicazioni fatte dagli altri gruppi, ma non è un problema grosso, possiamo anche aspettare. Se questo vi va bene, sospendiamo un attimo, ne discutiamo un secondo e vediamo. Sì, personalmente non sono d'accordo su tanti passaggi fatti in questo ultimo intervento, nel senso che nessuno qua vuole andare contro al potere portare beneficio né alla Proloco, quindi al mondo associativo, né al sistema imprenditoriale.
però io credo che a maggior ragione, essendo stato fatto dal sindaco, quindi il primo cittadino di un paese, questo ragionamento, un sindaco a maggior ragione in un momento storico come questo deve considerare, l'ha detto anche il sindaco pochi minuti fa, che si gestisce un patrimonio e dei soldi che non sono propri. Se io ho 1000 euro sul conto corrente, no, se io ho 1000 euro sul conto corrente e decido di investirli su dei titoli che sono ad altissimo rischio, perché dicono divento povero se li perdo, e se eventualmente mi va bene ci guadagno qualcosa, ok. In un periodo come questo, considerare comunque come importante ragionare anche sull'ottica di poter perdere, ma considerarla come una variabile che si aggiunge a tante altre, non lo considero un corretto modo. Hai detto che non si può ragionare solo nell'ottica del discorso perdita, ma bisogna considerare anche che comunque bisogna... Hai detto che sei d'accordo su tante cose che ci siamo sentiti sulla discussione che ne è nata, ma allo stesso tempo è riduttivo pensare, incentrare tutto sul fattore di evitare esclusivamente il fattore però. No, è diverso. Io sinceramente dico che l'amministrazione comunale ha come primo obiettivo il fatto di occuparsi dei soldi non suoi, ma dei cittadini che comunque vanno a rappresentare in tutte le case, in tutte le situazioni. Dico quello che vuoi. Comunque, al di là di questo, se guardi le spese nostre, penso che le varie liste non sono quelle di un'amministrazione che ha lasciato la parte dei soldi. Okay? Se vuoi guardiamo anche i dati alla mano quando vuoi, le spese e le uscite che ci sono, e penso che anche l'ufficio della ragioneria possa andartelo confermare. No, andiamo voce per voce a vedere quali sono state le spese. Comunque, al di là di questo, è la terza volta, spererei dopo tre volte che mi fosse data una risposta, se questa amministrazione in capo all'assessorato, al sindaco, a un consigliere qualunque, non mi interessa, ha intenzione di dirmi chi effettivamente andrà a gestire e come la prossima edizione della festa del riso Colenose, se l'avete pensato, se è vostra intenzione dircelo, altrimenti ci dite che non è intenzione dircelo. Se ritenete altrettanto giusto arrivare questa sera a discutere questa cosa, a noi non interessa niente sospendere il Consiglio Comunale 5 minuti per ravvederci su chissà cosa, noi diciamo che non metteremo con questo regolamento, con questo statuto, quel che è, alcun componente, perché non lo riteniamo assolutamente a favore della popolazione nogarese, perché se volevate anche mettere un minimo paletto, che non era la soluzione quella magari più estrema del Movimento 5 Stelle, di dire il Comune non deve contribuire, ma magari dire le eventuali perdite dell'esercizio saranno ripianate dall'amministrazione comunale in percentuale paritaria rispetto alle altre forze, quindi a imprese e proloco, quindi 33% ciascuna, era già un capire qualcosa, sapevamo che se c'era un utile meglio, se c'era una perdita di 10.000 euro il Comune di Nogara ne perdeva 3.3. Questo era un fatto che potevamo domani mattina andare in piazza e dicevamo il 33% delle eventuali perdite saranno a carico comunque dell'amministrazione comunale. Questa sera questo non lo possiamo dire. Ho chiesto prima, vorrei ottenere tre volte una risposta, perché ero partito con le più buone intenzioni, però dopo tre volte uno anche si stufa, nel sapere il perché o se è stata fatta e non c'è stata detta una riunione da parte sia della Proloco che di Assimprese, dove il direttivo di ciascuna delle due associazioni ha detto noi siamo favorevoli a concludere in la gestione delle eventuali feste si vedrà attori in questa maniera, e noi proponiamo come due nominativi per ciascuna associazione le persone tipo Pallino e X. Noi abbiamo ancora saputo dopo tre volte, ci farebbe piacere, visto che abbiamo sentito comunque la voce del sindaco che è intenzione vostra andare all'approvazione, e come dicevo prima al di là di tanti discorsi avete i numeri per farlo, quantomeno sapere gli altri attori protagonisti, probabilmente più del consigliere di minoranza questa sera, delle prossime gestioni degli interventi sul territorio, cosa hanno deciso fino adesso, penso sia anche rispettoso nei confronti nostri. Posso? Sì, Penso quello che, guarda, il Movimento 5 Stelle non è contro la festa del riso,
che mi sa che tu nel tuo intervento vuoi far passare che le mie razze siano contro la festa di Gesù. Non è così, non è nemmeno contro i componenti che compongono questo comitato. Personalmente, cioè, il movimento è contro il fatto di tornare i debiti, che i cittadini ritengono i debiti. Possiamo discutere sulla proposta che ha fatto adesso Falco, che magari è di terzo rispetto ai partecipanti. Non mi è capito, perché solo deve pagare eventualmente di te solo una delle tre parti. La ritengo una cosa, sono ancora. Non vorrei che passasse questo messaggio che le minoranze sono contro la festa. Non è così, non è assolutamente così. Tutti vogliamo che la festa venga fatta e che la festa venga fatta nel migliore dei modi e possibilmente come l'anno scorso che non ti ha dato niente. Però, insomma, questo articolo qua si negò, allora non dite che non avete qua, è scritto così, allora o lo modificate. L'anno scorso c'era una delibera che diceva di vendere i canali debiti, mica fatta da noi, sai? Vabbè, ho capito. Io non sto dicendo, ah, qui sto parlando con voi, adesso ci guardi. Sì, questo è quello che fa voi. Sì, ho capito cosa vuoi dire, ho capito cosa vuoi dire. No, ho capito cosa vuoi dire. Io ti sto dicendo, tu mi hai presentato questo e adesso ho questo punto. Questo è quello che volevi dire. Io. Allora, una precisazione. La delibera 99 del 31/8/2010 è la gestione economica precisa. Eventuali utili derivanti dall'attività della festa saranno accantonati per quelle manifestazioni future citate nel testo 1 del presente protocollo d'intesa. Il Comune si fa parte attiva nel contribuire al raggiungimento degli equilibri economico-finanziari delle manifestazioni nei limiti in quanto di anno in anno sarà detenuto stanziale dalla Giunta Comunale. Allora, io ripeto quello che ho detto all'inizio, costituiamo un comitato perché si sono evidenziati in questi anni che sicuramente messi insieme di soggetti di buona volontà che appartengono alle varie realtà è bella cosa, ma se si costituisce un comitato giuridicamente anche responsabile dal punto di vista fiscale così andiamo a responsabilizzare la gente, le persone se volete, no? Però che poi la capisco il gioco che magari la Novarese stasera fa, che poi voi avevate scritto queste cose e questa sera venite per tutta la sera a girare cani per l'aia, mi sembra che non sia estremamente corretto, non solo nei confronti del Consiglio Comunale, ma nei confronti dei cittadini che tutta sera la state girando, che noi faremo il comitato per dopo rimetterci a pagare i cittadini. Fino a questo punto io non ci sto. Mi spiego, io questo momento non ci sto. Allora, il discorso relativo alla disponibilità delle associazioni, io ho due nominativi dati dalla Prologo. Se vuoi i nominativi sono il Mano Spirotto e Riccardo Milano. Due righe da parte di Assoimpresa che mi dice in merito alla vostra domanda, perché io ho chiesto ufficialmente che ci diano i due nomi dopo che eravamo d'accordo. No, in merito alla vostra domanda di partecipazione, al comitato di gestione della festa del Gesù, l'orientamento di Assoimpresa è quello di entrare a farne parte. A breve sarà comunicato il nome di tutti i membri del direttivo. Quindi, di fatto, noi questa sera diciamo il comitato, cioè l'avallo delle associazioni. Questa è quella che sono le cose. Quindi, la seconda domanda era un'eventuale gestione della festa ad oggi, come pensate di portarlo avanti? Con il comitato e con la collaborazione di tutte le associazioni, come abbiamo sempre fatto, e in primis la Proloco e Assoimprese. Perché non è perché questi vengono qua dentro, gli altri se ne stanno a casa. Perché credo che sia interesse complessivo di tutti che la festa sia la festa del paese di Nogara. Quindi, credo che sia interesse di tutti. Ci fanno un po'.
proposta, se inserite nello statuto che negli anni di utile, l'utile viene accantonato per eventuali perdite degli anni successivi, e i cittadini non fanno nulla così. Cioè, togliete. Sì, ma non mi ha scritto qua. No, aspetta, non mi ha scritto. Politiche o chi si governa in quel momento, perché altrimenti rischiamo di
ritornare a qualche anno fa dove